stazione spaziale giù fino alle aule scolastiche. Gli astronauti atterrano all'esame di maturità 2016. Tra Umberto Eco e il PIL, la salvaguardia dell'ambiente e il rapporto padre-figlio, ecco fare la loro comparsa fra le tracce scelte dal MIUR per l'esame di Stato, due protagonisti dell'avventura spaziale del nostro paese come Umberto Guidoni e Samantha Cristoforetti. Tre i brani proposti ai candidati per sviluppare il saggio breve d'ambito tecnico-scientifico. Uno sugli esopianeti, tratto dal volume Viaggiando oltre il cielo dello stesso Guidoni. Poi un articolo apparso su Repubblica e firmato dalla giornalista scientifica dell'ANSA Enrica Battifoglia sull'esplorazione di Marte. E infine le impressioni a caldo di Samantha Cristoforetti, Sam nell'articolo, raccolte sull'edizione online di Wired da Simone Valesini. Scegliere il rapporto tra l'uomo e lo spazio come traccia per i temi di maturità, ha commentato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, significa che deve anche essere parte della preparazione di base dei nostri ragazzi. L'impegno di un grande paese come l'Italia per la conquista dello spazio serve a dare alle nuove generazioni la chiave del loro futuro.